Beh, innanzitutto parliamo di alcuni tra i vini migliori d'Italia. L'Abruzzo è una terra straordinaria, è la schiena del nostro paese e quindi è esposta molto vicino al cielo, molto prossima al cielo. Gli elementi sono puri, non filtrati, assolutamente limpidi e questo si sente nel frutto. Io dico sempre che la quantità di colore che un'uva sa esprimere è un po' come la melanina per la pelle dell'uomo. Tanto più è forte la luce, tanto più mi difendo, sintetizzando appunto pirazzine, sintetizzando soprattutto antociani. Montepulciano è la varietà di frutto nel mondo, secondo me, che ha la più forte quantità di antociani, più salda, inossidabile completamente. Questo è frutto della purezza del territorio e devo dire che negli ultimi 10 anni l'Abruzzo si è distinta come non altre regioni italiane, anzitutto nella capacità di ottenere un frutto migliore. Si è migliorato, si è diradato, si è concentrata la quantità di uva presente alla base di ogni produzione e soprattutto si è poi tecnologizzata la trasformazione, quindi le cantine abruzzesi hanno preso a trasformare questo frutto nel rispetto delle caratteristiche organolettiche prime dell'uva con dei risultati straordinari. Sta di fatto che non sono io solo a affermarlo, ma è una verità affermata dal mercato, i vini in Abruzzo brillano come i migliori per qualità e prezzo nel nostro paese. C'è anche una varietà straordinaria di uve che interessa e che riguarda più che altro la produzione di uve bianche, pensiamo alla cococciola, passerina, pecorino, che sono tutte varietà che coniugano una grande ricchezza estrattiva con una quantità di profumi, quindi una fragranza molto molto alta. Sono ammiratissimo della qualità dei produttori, sono molto umili, non perdono mai di vista il rapporto tra qualità e prezzo e quindi Dio benedica i produttori di vino e di uva di Abruzzo. Ma,